La città metropolitana di Reggio Calabria ha avviato i lavori di messa in sicurezza della SP32, un'importante arteria di comunicazione che collega Palmi a Taurianova. Questo intervento è stato accolto con grande soddisfazione dai sindaci dei comuni limitrofi, tra cui Orlando Fazzolari, primo cittadino di Varapodio. Fazzolari ha espresso apprezzamento per l'operato dell'amministrazione provinciale, sottolineando l'importanza di garantire le strade sicure per la comunità e per il traffico veicolare. La SP32 infatti rappresenta un collegamento cruciale per la mobilità dei cittadini e lo sviluppo economico della zona. L'iniziativa non solo per migliorare la sicurezza stradale, ma anche a favorire una migliore fruibilità delle infrastrutture, contribuendo così al benessere delle comunità locali. Era ora che si facessero questi lavori, che li abbiamo sollecitati tante volte, peraltro la strada era a rischio incolumità e quindi il fatto che siano intervenuti lo salutiamo con buon auspicio e lo salutiamo anche con tanta speranza perché non è solo quello il lavoro da fare e ringraziamo per questo, però ce ne sono tanti altri tratti che sono a rischio e che necessitano di una manutenzione straordinaria e urgente, perché la viabilità nella provincia di Reggio Calabria è stata abbandonata negli ultimi anni. Capisco che non è tutta colpa della città metropolitana, gli diamo atto quando fanno le cose, però li sollecitiamo affinché si rendano parte diligente anche nei confronti della Regione, in maniera da recuperare tutti i fondi che servono perché la sicurezza delle nostre strade provinciali è importante, perché da questo dipende anche la viabilità, dipende anche dell'incolumità dei cittadini, che se c'è una strada che comunque è in sicurezza ci si sposta più facilmente e senza problemi. Questa è un'arteria importante perché collega da Palmi, Taurianova e paesi spromontani come Varapodio, Oppido e altri paesi, ecco, come abbiamo detto prima. Certo, è una strada importantissima quella e in effetti se uno si mette lì a controllare vede che le macchine che passano sono tantissime, quindi non è una strada secondaria, è una strada principale che Anche perché collega, taglia, diciamo. certo, collega due centri importanti, Palmi e Taurianova, ma anche tutti gli altri paesi della Piana ne beneficiano di questa arteria, quindi il fatto di averla lasciata negli anni un po' all'abbandono era una cosa molto molto brutta, però adesso vediamo che il lavoro sono stati fatti e siamo felici.